Ciao a tutti ragazzi, non sapremo mezzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Prima di cominciare, come al solito, vi ricordo un po' le solite cose, no? I social, in descrizione, venitemi a seguire su Instagram, siamo più di 200.000 iscritti qua e su Instagram siamo nemmeno 25.000, ma venitemi a seguire pure lì. Credetemi, ne vale la pena. Qualche giorno fa è uscito un video molto importante, dipende quando caricherò questo video, dedicato allo scouting. È molto interessante, vi consiglio di andarlo a recuperare, mi raccomando, una volta finito questo fatemi sapere poi cosa ne pensate sotto nei commenti. Oggi siamo qui con un nuovo episodio dedicato alle vostre carriere di allenatore e vi ricordo, come al solito, che se volete apparire prima rispetto agli altri in questa serie, vi basterà semplicemente supportare il mio lavoro tramite un piccolo abbonamento. E nel canale c'è la possibilità di farlo, ci sono veramente quelli da 0,99 centesimi a qualcosa di più, dipende dal supporto che potete dare. In più, se vi va, comunque potete fare una piccola donazione. Insomma, tutto il materiale ricevuto verrà chiaramente utilizzato per migliorare la qualità del canale, per portarvi contenuti sempre nuovi, freschi, che possano attirare la vostra attenzione. Il primo progetto di oggi ce lo manda il nostro amico Mattione, che saluto, mi segue sul canale Viola. Come vedi, ti ho inserito all'interno del video, mantengo le promesse. Questo è un progetto fatto utilizzando gli stessi giocatori che ho acquistato io nella carriera allenatore con l'FC Andorra. Quanti bei ricordi quel progetto, vi ricordo che se volete anche recuperarlo, sul canale c'è la playlist. Spettacolare veramente. Non sono stati acquistati tutti i giocatori, perché chiaramente da quando l'ho iniziata io è passato un po' di tempo e per il modulo che ha utilizzato lui, alcuni giocatori risultavano inutili, un po' come Xavi Simons e non solo. Questa è la formazione finale e devo ammettere che, cioè, spettacolo, raga. Alvarez è arrivato all'84, tanta roba. Feffo sulla sinistra e Victorino sulla destra. Bamba, che quando ho iniziato a giocare io con l'FC Andorra era un mediano, dopo l'hanno aggiornato a difensore centrale. Che bella coppia Bamba-Ilgers. Il più coreografato come mediano davanti alla difesa. Sulla sinistra Melamed 88, sulla destra German Valera 89. Attenzione, perché German Valera dovrebbe essere ritornato all'Atletico Madrid. Occhio, l'Andorra non ha, penso, voluto riscattarlo, o comunque non so che prestito fosse, da di fatto che è ritornato all'Atletico Madrid. Diventato un 89, spettacolare. Sunset 87, là davanti Jutgla e Ugol Novoa, che coppia d'attacco incredibile. Poi se proseguiamo abbiamo anche alcune schede dedicate ad alcuni giocatori. Questa è la scheda di Icherone Alvarez, che è diventato un discreto portiere con alcuni dati chiaramente in miglioramento, però io non sono mai riuscito a farlo arrivare così tanto in alto. Che esterno feffo, spettacolare! Ma voi vi ricordate Victorino? Che motorino che era! Spettacolo! Dopo ho dovuto venderlo per forza alla Juventus, però al suo posto è arrivato Bellanueva, che non è andato per niente male. Mamma mia, veramente tanti ricordi quella carriera. E guardate German Valera, diventato un 89. Soprattutto adesso in questo FIFA le ali crescono molto molto molto. Io purtroppo non sono riuscito a farlo crescere tanto, mi si è spaccato. Peccato, peccato, perché in game mi piaceva tantissimo. Queste comunque sono le caratteristiche di German Valera, eh. Appena iniziato il gioco, 20 anni, 66 di overall, 79 di potenziale. Queste sono le sue caratteristiche di movimento. Davvero un bel esterno che quest'anno in game può fare i buchi. Non credo ci sia molto da dire su Ugol Novoa, guardate che giocatore è diventato. E potrebbe crescere ancora, 4 settimane diventa un 89. E guardate che dati! 82 di potenziale, 19 anni. Nel Basilea quest'anno ha giocato da esterno molte volte e infatti è diventato il suo ruolo, no? Però a inizio gioco aveva caratteristiche diverse. Effettivamente gli hanno, credo, potenziato le statistiche di movimento. Non mi sembrava partisse subito così. Sta di fatto che è un profilo incredibile. Best position comunque attaccante. Non fa upgrade? Non mi pare. Lo fa da T l'upgrade. Chiudiamo con Ferran Jutgla, che può crescere ancora a 30 anni, giocatore completissimo, giocatore incredibile, giocatore sontuoso, al quale piace molto anche partire da sinistra. Dati giocatore incredibile. Tra l'altro il Club Brugge l'ha riscattato ufficialmente dal Barcellona, quindi tanta roba questo acquisto, secondo me. Tanta roba la tua formazione. Grazie per avermi fatto tornare in mente graditi ricordi. Ovviamente siete liberi di provare anche voi a fare questa carriera di allenatore. Te Matti, sei stato un grande. Grazie mille per il progetto. Il secondo progetto di oggi ce lo manda Andrea ed è una no mercato
challenge con il Burnley. Guardate che formazione! Ora, non mi ha detto nel dettaglio, oppure mi sto sbagliando io, se è effettivamente durata 5 stagioni come effettivamente durano le mie no mercato challenge, perché qui la crescita mi sembra davvero strepitosa. Muric 91, Madsen 94, Beyer 87, Harwood Bellis 88, Vitigni 86, Brownie 84, Kalen 83, Twine 90, Zaruri 95, Della 93 e Dervisoglu 89. Mamma mia, tra l'altro questa è una squadra che è stata promossa in Premier League, che sono stracurioso di vedere il prossimo anno, se non sbaglio, allenata da Company, raga? Mi sembra di sì. Questa è la roster del Burnley ordinata per potenziale. Chiaramente i primi sono tutti i tuoi titolari, c'è Alda Kill, volevo vedere se l'hai fatto crescere, è stato un 79, interessante. Vabbè, Ekdal no, Twine, no dai, un 90 è diventato Twine, ha 78 di potenziale, zio Pippo, guarda Vitigno come t'è cresciuto, 86 ha un 78 di potenziale. Obafemi anche poteva essere interessante, soprattutto perché in questo FIFA gli attaccanti poi crescono tanto. Tu ce l'hai ancora? Non ce l'hai ancora. Ma Dervisoglu invece? Minchia, se può di? Vabbè, ma il Burnley che squadra incredibile ha, raga. Il Burnley che squadra incredibile ha, perché anche questo Sottona, secondo me, se andiamo a vedere i dati, potrebbe essere un'ala che non fa upgrade, purtroppo, però... Boia, raga, che spettacolo di squadra. Vista la crescita, sono sincero, non so se è durata 5 stagioni. Harwood Bellis l'ho utilizzato più di una volta, anche Zaruri, so che cresce, dovrebbe fare l'upgrade. Non fa l'upgrade, un tempo faceva upgrade trasformato da ala. Twine invece, mostruoso, best position, trequartista. Mamma mia, che bella formazione. Peccato per quel centrocampo centrale, perché effettivamente non è che ci sia grande roba. Sì, c'è Kallen, però è cresciuto pure troppo Kallen, anche Brownhill. Effettivamente da quel punto di vista è una squadra che si dovrebbe rinforzare forse a centrocampo, ma che nel resto delle posizioni è effettivamente messa benissimo. Hai fatto un ottimo lavoro, bravo Andre. Giacomo ci manda la sua carriera allenatore fatta con il Malaga. Neanche farlo apposta, qualche giorno fa vi ho portato una rebuilding, un'operazione rinascita con il Malaga. Vi consiglio di andarla a recuperare, raga, veramente, credetemi. Quelli sono i video, secondo me, che... sono i più carichi di informazioni, più divertenti, perché si vede veramente la crescita dei giocatori e alla fine la squadra che va a giocarsi magari l'ultima partita è clamorosa. Questa è la sua formazione, volevo vedere il confronto anche con la mia, non vi spoilerò nulla, però per quanto riguarda il portiere è lo stesso Roman. Tu hai fatto arrivare a 84 e io sono stato un pochettino più bravo, qualche punto overall in più. Bellissima la linea difensiva, Amraoui, Pacho, Diomande e Moreno. Per chi non conoscesse Amraoui, eccolo qua, Ayoub, terzino sinistro del Nizza, con questi dati di movimento, 18 anni, 79 di potenziale. Difensivamente non è male, devo ammettere, eh? Contrasto, scivolata, 66, non mi dispiace, è una discreta resistenza. Bellissima la scelta di mettere Amraoui, terzino sinistro marocchino che abbiamo appena visto, dietro a El Akab, esterno sinistro marocchino del Malaga. Tu l'hai fatto arrivare a 91, il suo potenziale di 76, io non ero riuscito a spingerlo assolutamente oltre, ho preferito puntare su altri tipi di giocatori. Tu hai fatto veramente un ottimo lavoro con lui. Guardate che bei dati di movimento. Nel resto va assolutamente migliorato. Gonzalez, Barrios e Calvo a concludere il centrocampo. Il tuo Calvo è arrivato al 91. Il mio sotto. Bravo, bravo, bravo. E io che pensavo di aver fatto un buon lavoro con lui, tu sei stato ancora più bravo. Eccolo qui, Alejandro Calvo Mata, esterno alla sinistra, anche trequartista del Malaga, con questi dati di movimento, a 18 anni ha un 79 di potenziale, 4 stelle, piede debole, discreti dati, devo ammettere, niente di che. Tra l'altro è super simpatico perché si chiama Calvo e c'ha una marea di capelli, ma ve ne ha veramente, veramente tanti. È un bel giocatore, una bella gemma nascosta, provatelo assolutamente, raga. Dopo si chiude con Jaime, o Jaime, dietro ad Hudson.
un po' come seconda punta. Io avevo puntato moltissimo su Zuniga, un attaccante che mi è piaciuto. Anche lui una mezza gemma nascosta, vi dico la verità. Non l'avevo mai sentito, almeno per me, chiaramente. Azzon è un pochettino più classico. Mi dispiace molto perché quando sono andato in Andorra a vedere FC Andorra Real Saragozza, Azzon era infortunato. Mi sarebbe piaciuto vederlo all'azione. Sono comunque rimasto contento perché ho visto Simeone. Comunque Azzon, giocatore che su questo FIFA cresce a dismisura. Occhio al rendimento alto alto, quindi attacca molto, ma torna anche, eh? C'ha questa indole il nostro Ivan Azzon. Giacomo, nel complesso devo ammettere che hai fatto un ottimo lavoro, strano che Paccio non ti sia cresciuto così tanto, ma in ogni caso la formazione è ottima. Chiudiamo con la carriera allenatore di Alessandro, che mi manda un progetto super super intrigante, super ispirato, ci vuole una bella immaginazione, ma è quello che vi... diciamo così, consiglio ogni volta che cercate un progetto da fare che non vi annoi, ingegnarvi un pochettino. E Alessandro l'ha fatto nel migliore dei modi, perché ha creato Van Basten come allenatore e lo utilizza come allenatore dell'Utrecht. In realtà, vado a memoria, Van Basten non credo abbia mai giocato nell'Utrecht, si è semplicemente nato a Utrecht. Questa carriera allenatore effettivamente è molto romantica così, no? Far tornare l'allenatore dove è nato per fargli fare una buona esperienza da allenatore, appunto. L'obiettivo di Alessandro era quello di trovare nella primavera dell'Utrecht un attaccante olandese forte che potesse un pochettino, non dico ricordare Van Basten perché è impossibile, ma comunque che potesse avere una buona carriera. Questa è la formazione del nostro amico. Novak, da cognome mi sembra un giocatore creato come il terzino sinistro. Poi abbiamo Ilgers, Sagnan e Peters per chiudere la linea difensiva. Attenzione raga, perché il terzino sinistro potrebbe essere anche lui, non lo so sinceramente. Dievencio van der Kust, terzino sinistro, non so che bandiera, Suriname dello Houston Dynamo. Con questi dati di movimento poco altro di interessante. Però pure il terzino sinistro si chiama Van der Kust. Non credo sia lui. Anche perché mandando l'osservatore in Olanda, ragazzi, sbuca fuori della gente spettacolare. Quindi ci può anche stare che sia un giocatore creato dal gioco. La linea di centrocampo con Lang. No, Lang non penso abbia bisogno di presentazioni. Come non credo ne abbia bisogno il buon Taylor. Come non credo ne abbia bisogno Kökçü, che è andato al Benfica nella realtà. Forse... centrocampo 2 davanti alla difesa, però chi se ne frega. Boot come ala, questo è un gran colpo che hai fatto, veramente. Taylor Anthony Boot, ala statunitense dell'Utrecht, 21 anni, può fare anche il trequartista, di piede destro, quindi potreste andare anche al cross con lui, miglioratelo in tal caso. Sta di fatto che ha 21 anni, 68 di valore iniziale, 79 di potenziale, e tu l'hai fatto arrivare a 86, davvero un'ottima crescita la sua. E il fatto che sia dell'Utrecht ovviamente è un valore aggiunto. Come seconda punta abbiamo Chukwuemeka, centrocampista centrale trequartista, seconda punta del Chelsea, che in quel ruolo fa upgrade ancora di più da trequartista, quindi in realtà ci poteva stare lasciarlo trequartista, o meglio trasformarlo trequartista. Vabbè, comunque questo è il giocatore. È stato preso nella scorsa finestra di mercato, diciamo, estiva, mi sembra, del Chelsea, non ricordo. Un giocatore da formare, da crescere, da creare. Il potenziale è altissimo, lo dimostra anche il tuo 93 di overall, l'informazione. È 84, ma chiaramente può essere assolutamente superato. Discreti dati da segnalare. Controllo palla, passaggio corto, equilibrio, quindi effettivamente... le caratteristiche per impostare sulla tre quarti ci possono stare. Occhio al fisico, 1,87, 70 kg, quindi ci troviamo un giocatore alto, snello, è infatti tipo corpo snello, non me ne ero accorto. Un giocatore snello, un po' all'Anderson Talisca, no? Quindi un trequartista forse un po' atipico, ma con ottime caratteristiche. Chiudiamo poi con la tua prima punta, Meyer. Direi che l'obiettivo è stato centrato in pieno. Hai trovato un attaccante al top. Ed eccolo qua, Rick Meyer, 23 anni, diventato un 90. Sarebbe interessante magari vedere anche le caratteristiche fisiche del giocatore, però comunque fisiche proprio altezza e peso. Queste sono le statistiche generali del giocatore. Velocissimo, un ottimo finalizzatore. Ci sono anche tante altre caratteristiche molto molto intriganti. In agilità perde un pochettino, quindi mi viene da pensare che sia
anche lui abbastanza grande, alto, non lo so, comunque una buona potenza tiro, insomma, davvero un ottimo giocatore preso dalla primavera. Alessandro, direi che nel complesso hai fatto un ottimo lavoro, ti sei mosso molto bene con la primavera, quindi complimenti. Il video finisce qua, spero ovviamente vi sia piaciuto, oggi abbiamo visto degli ottimi progetti, delle buone idee, raga, non voglio leggere nei commenti, sono annoiato, mi consigliate dei progetti, no, raga, i progetti ci sono tra di noi, i progetti escono dalle fottute pareti, ci vuole solamente un pochettino di inventiva, avete un calciatore preferito, avete una squadra preferita al di là magari di quella che ti fate, bene, provate a ricostruirla seguendo alcune regole, seguendo alcune nazionalità magari che quel team solitamente va ad accaparrarsi nel calciomercato, inventatevi la nuova carriera di uno dei vostri calciatori preferiti, c'è di tutto e di più che si può fare con questa modalità, quindi sfruttatela. E usate anche la testa, mi raccomando. Noi ci vediamo in un prossimo video, un saluto alla mezza alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.